In anticipo rispetto allo scorso anno, da metà luglio al completo si potrà parcheggiare a Pescara sulla strada Parco e a Porta Nuova sull'area del Teatro D'Annunzio con tariffe ridotte rispetto a 12 mesi fa. Sì, quando i cittadini ci chiedono risposte noi le diamo in tempo reale. Ieri abbiamo approvato la delibera che riguarda la possibilità di parcheggiare sulla strada Parco già da domani, sabato e domenica questa settimana, sabato e domenica prossimi e poi ogni giorno fino al 25 agosto. Quest'anno abbiamo aperto la possibilità tutti i giorni di parcheggiare sulla strada Parco proprio perché c'è stata una richiesta pressante dei cittadini che andando al mare non trovano parcheggio, girano per la città, inquinano e ovviamente la città non riusciva a dare quel servizio di cui i cittadini avevano bisogno. Oggi invece siamo pronti con questa risposta immediata, così come nell'ex ENAP ci sarà un parcheggio che ovviamente permetterà di parcheggiare proprio a ridosso della spiaggia, così come all'altezza delle Canarie un altro parcheggio che fino all'anno scorso era privato e che oggi invece è pubblico ed è gratuito. Le tariffe sono agevolate rispetto all'anno scorso, più basse, c'è la possibilità di parcheggiare per tutto il giorno sulla strada Parco a 2 euro, così come al Teatro D'Annunzio il sabato e la domenica, invece al Teatro D'Annunzio tutti gli altri giorni è gratis il parcheggio, quindi un'agevolazione ulteriore per i cittadini. E al Teatro D'Annunzio c'è la possibilità di parcheggiare in altri 190 posti rispetto ai 160 che abbiamo normalmente, proprio perché si è allargato lo spazio fruibile, quindi sicuramente un servizio importante per i cittadini e per i turisti. Il Comune risponde immediatamente alle richieste che vengono dal territorio.